Buonasera signore e signori, è il vostro inviato che vi parla da Almenno San Bartolomeo. Ci troviamo qui in una giornata bella, la situazione potrebbe essere sicuramente definita rosea se non fosse per un fatto. Sta succedendo una cosa incredibile, Almenno si sta trasformando in una nuova Napoli. Guardate alla mia sinistra, non si raccolgono più i rifiuti da almeno 2 mesi. La situazione sta veramente diventando insostenibile e il sindaco non riesce a fare nulla. Siamo venuti qui sul posto dopo le rimostranze dei cittadini a chiedere come si sente la gente a pagare le tasse e non veder smaltiti i propri rifiuti. Vediamo alle nostre spalle una signora che è uscita dalla posta, andiamo subito ad intervistarla. Scusi signora, la possiamo disturbare un attimo? Chi è? Come si chiama lei? Armanda. Si chiama Armanda, bellissimo nome. Volevamo porle 2 domande, siamo degli inviati del TG. Ah, saluti, saluti al TG. Dica. Volevamo chiederle, ma i rifiuti li raccolgono qui almeno? Ah, guardi, non me lo dica, guardi. Io ho appena preso la pensione, 1000 euro, 1000 euro la pensione. 600 ne devo dare per i rifiuti, 600, eh! Ah! Ah! Un ladro! Riprendi la scena! Ah, la mia pensione! No, 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 no! Ma guardi, lei giornalista, la pensione! Andiamo a vedere cosa sta succedendo, andiamo a vedere! Si stanno capigliando! La mia pensione! Guardatemi, che connotazione! Guardate la signora con che veemenza! Guardate che veemenza! Se n'è andato! Signora, dove va? A prendere la pensione! Mamma mia! È scappato con la pensione! Dove va? Dove va? A prendere la pensione! Aspettiamo un attimo, la signora sta correndo a prendere la tua pensione. Non sappiamo cosa farà. Vediamo un attimo cosa succede. Stiamo qui. È scappato, guardatelo, sta scappando. Ma signora, ma perché ha fermato questo povero giovane? È anche caduto. Che cercava di aiutarla. Le vie del signore sono infinite, cadrà da solo. Va bene, qui almeno è tutto. Dalla super nonna e dal vostro inviato, una buona serata a tutti. Saluti.